Michele Misseri, il contadino di Avetrana condannato a 8 anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote Sara Scazzi, uscirà dal carcere 41 giorni prima del previsto. Attualmente detenuto nella casa circondariale di Lecce, Misseri ha presentato un ricorso che è stato accolto dal magistrato di sorveglianza in virtù del decreto svuota carceri. La 15enne Sara Scazzi fu uccisa ad Avetrana il 26 agosto 2010 da Cosima Serrano e Sabrina Misseri, moglie e figlia di Michele, entrambe condannate all'ergastolo con pena diventata definitiva. Nonostante si sia sempre dichiarato colpevole per l'omicidio della nipote, la sua autoconfessione non è stata sufficiente a scagionare le due donne. Il motivo dello sconto di pena sarebbe da ricercarsi nelle precarie condizioni di vivibilità della struttura penitenziaria. La cella di Misseri, infatti, non avrebbe neanche 3 metri quadri a disposizione per ogni detenuto e mancherebbe di doccia e acqua calda. Misseri, oggi 69enne, terminerà di scontare la propria pena nella primavera del 2024. Dalla morte di Sara Scazzi sono passati quasi 13 anni. Thank you.